Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo volati a Colonia per portarvi a spasso con noi in questa città tutta da scoprire. Iniziamo la nostra visita con questo magnifico scorcio della chiesa di San Martino e tutte le casine colorate del centro storico. Il centro storico di Colonia è davvero molto particolare, ricco di casette coloratissime e localini dove fermarsi a sorseggiare un'ottima birra tedesca. Ci troviamo sul ponte più famoso di Colonia, il ponte Hohenzollern sul fiume Reno, divenuto famoso negli ultimi anni per gli innamorati che attaccano i loro lucchetti sulle sue ringhiere. Fatto una cosa del genere, ma visto che oggi è proprio il nostro anniversario e questo ponte strasborda d'amore in ogni centimetro, abbiamo deciso anche noi di comprare un nostro lucchettino da inserire nel ponte. Il dramma sarà trovare il posto. Proviamoci! Di luoghi dove gli innamorati posizionano i loro lucchetti ne abbiamo visti tanti nel mondo, ma in nessuno si ammiravano lucchetti così strani e fantasiosi come qui a Colonia. Ragazzi, dopo innumerevoli ricerche siamo riusciti a trovare un posticino per il nostro lucchetto. Giriamo un tratto, unità. Uno, due, tre. Il gioiello indiscusso di Colonia è sicuramente il suo Duomo, una chiesa cattolica in stile gotico che con le sue torri cuspidate raggiunge 157 metri d'altezza, divenendo così il secondo edificio religioso più alto d'Europa e il terzo del mondo. L'opera più celebre esposta al suo interno è l'Arca dei Re Magi, il più grande sarcofago del mondo, dove sono conservate le reliquie dei magi. Inoltre, le numerose vetrate policrome con cui è arricchita la chiesa sono davvero stupende. Suggestive le rovine di questa chiesa, colpita dai bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale, divenuta oggi un memoriale molto toccante. Raggiungiamo ora l'ultima tappa del nostro viaggio, passeggiando lungo il corso del fiume Reno e addentrandoci in uno dei musei più dolci mai visti. All'interno del museo troverete una piccola linea in miniatura della Linde dove è possibile prelevare dei campioni d'assaggio veramente buonissimi. Abbiamo appena scoperto che è possibile personalizzarsi una tavoletta di cioccolato. Andiamo subito a leggere gli ingredienti. Thank you.
Da Colonia è tutto e ci vediamo nel prossimo video.